Eccoci qua, zia. Sì. Mi sembra che è arrivato un pacchetto. Sì, mi pare che è arrivato un pacchetto dal Far West. Dal Far West? Che vai amicizia con tutti. Vediamo cos'è arrivato dal Far West. Dal Far West, chissà, tuoi amicizia con tutti, saranno altri giochi. Il pacchetto è già aperto, ho dovuto mettere il feedback su eBay. Saranno altri giochi in corso. Vediamo cos'è. Avanti con i giochi, che io non so leggere qui i nomi. Troppo piccolo. Eccolo qua, zia. Red Dead Redemption Limited Edition per PlayStation 3. Questo gioco, zia, è ambientato nel Far West. Sì. Racconta la storia di un uomo, sì, che dopo aver lasciato la banda con cui lavorava, faceva i suoi giri loschi, si è fatto una famiglia. E come tutti quelli si fanno, quelli che fanno, e fanno quelle robe lì, quei agguati, come tutti che si fanno, come quelli che sono addetti alla droga, che dopo un poco devono lasciano perché si stufano, o che hanno fatto abbastanza soldi, lasciano e pensano alla famiglia, ma invece purtroppo non possono lasciare quella roba lì perché c'è sempre quello che è in agguato per eliminarli. Infatti, zia, il gioco racconta che da un giorno all'altro arriva il governo in casa, li rapisce la moglie e la figlia, sì, e gli dice: tu devi riportarci i tuoi ex compagni. Come quelli che sono nel giro della droga. Devono dire, uno che non deve raccontarli, tutti gli altri compagni che lo aiutano, che li circoli, che spaccia, dopo che spaccia, quelli è una roba così. Quindi lui parte alla ricerca dei suoi compagni in un viaggio di redenzione. Giusto, zia? Sì. Facciamo vedere cosa comprende l'edizione limitata. Abbiamo il gioco con una copertina cartonata, diciamo, in cui dentro c'è scritto l'evoluzione del genere open world. E dentro abbiamo il gioco. Vediamo un po'. Ci sono soldi dentro. Adesso dopo vediamo anche quello. Vediamo cosa c'è scritto dietro, mettiamo a fuoco, voilà. L'edizione limitata comprende il vestito d'assassino letale, il destriero, il pacchetto armi dorate e la colonna sonora originale del gioco. Dentro la custodia abbiamo ovviamente il Blu-ray con il gioco, lo scontrino, il manuale di istruzioni. Aspetta, anche quello. Il manuale di istruzioni, qua abbiamo il codice. Dov'è il codice? Eccolo qua. Da usare per scaricare le opzioni. E la mappa del gioco. Solita. Allora, zia, noi abbiamo comprato questo videogioco su internet. Per risparmiare qualcosina. Sì. Allora. Comprato perché voi. E mi sembra pagare. Eh beh, ovvio, però abbiamo risparmiato qualcosa. È una cosa difficile. Ascolta, zia, questo gioco nei negozi viene 70 euro. Sì. 69,98. Per te che costerà 50. Noi l'abbiamo comprato su internet a 46. Allora, vedi? Ma a te cosa servono queste robe? Ormai è un'età che devi pensare a altro. Altre cose, ma non quelle cose qua. Ormai hai un'età che devi pensare presto, mettiti su famiglia invece. Di guadagnare, di tenere conto, di avere una posizione ferma, no? Non tutte quelle robe, le sono per i ragazzini ormai. Questo, zia, è considerato da molti, dalle più grandi testate videoludiche mondiali, è considerato il videogioco del 2010. Sì. Il gioco più bello dell'anno. Dell'anno, veramente. Ovviamente l'ha prodotto la Rockstar Games, gli stessi che hanno fatto GTA, zia. Sì. Vedi? Fanno dei tutti, poi tirano fuori con i denti, c'è loro soldi. E li mettono tutte. Fuori legge fino alla fine. Ti sarebbe piaciuto vivere nel selvaggio West? Il selvaggio West? Ho sentito nominare una volta, ma adesso non mi ricordo più. Vedi? Quindi, zia, tu sto gioco qua non lo consigli? Sì o no? No, cosa quelle robe. Ma dicono che è tanto bello! Tutti dicono che è tanto bello, ma devono trovare anche quello che lo compra, devono bilanciarsi. Ma scopriremo, insomma. Cioè.
La prossima settimana, zia, è la settimana di Nintendo Wii con Metroid Other M. Adesso basta, guarda che io non ti faccio più... Macacate. No, macacate, adesso bene. Basta. Un saluto a tutti, zia. Sì. E alla prossima. E alla prossima sarà la fine, penso. Ciao. Ciao.